Bentornati a Condescenza Parlando, ai microfoni io Massimiliano Musto, Mario Cutolo e oggi abbiamo ospite Marco Luongo. Ciao. Parleremo del libro Napoli in Tour, l'ultimo scritto di Marco, che racconta i posti di Napoli che in realtà non ci sono più. Sì, si tratta praticamente di un percorso per la Napoli che è meno conosciuta, un percorso che anzi vuole proprio adatto per i napoletani che amano questa città e che vogliono approfondire certi argomenti che invece sono un poco stati bistrattati negli ultimi anni, insomma, ma che sono salienti per la storia della città. Bello, bellissimo, per noi che l'abbiamo letto. Voi non l'avete letto, acquistatelo perché veramente ne vale la pena, è molto molto interessante. Io partirei con una domanda che, diciamo, la dedica che a noi ha colpito è quella che tu fai a tuo padre, a tua madre anche, ma soprattutto a tuo padre. E quindi del rapporto di curiosità che ti è stato tra, diciamo, l'aspetto della curiosità, la conoscenza, la voglia di conoscerla, la voglia di capirla, la voglia di conoscere la tua città, che tuo padre ti ha travanato. E questa secondo me è la cosa più bella che possiamo anche spiegare ai ragazzi che ci ascoltano o insegnare, semmai ai genitori che ci ascoltano, per educare i propri figli alla voglia di essere sempre curiosi in qualsiasi cosa. Sì, allora io farei una rapidissima premessa. Mio padre da giovane era un calciatore, giocava nella Primavera del Napoli, dava spettacolo, e nell'Inter Napoli, il leggendario Inter Napoli. Quando mi vide toccare il pallone da piccolo, mi disse subito: voglio, non è cosa tua. Perfetto. Quindi, da quel momento, non potendomi accompagnare sui campi di calcio come con gli altri bambini, insomma, mi ha portato più volte a visitare anche Pompei e Ercolano. E da là, io infatti la dedica cita proprio questo. Nasce probabilmente il mio interesse per la storia, che poi si è sviluppato negli anni. A me piace viaggiare, sono andato a vedere siti archeologici in giro per il mondo, da Angkor Wat in Cambogia a Machu Picchu in Perù, Qumran in Israele, il Qumran dove hanno trovato i rotoli del Mar Morto, per intenderci, Chichen Itza in Yucatan, Tikal in Guatemala e tanti altri. A un certo punto e mi ha sempre entusiasmato, mi è venuto spontaneo a un certo punto farmi una domanda: perché non posso far vivere questo stesso entusiasmo e provare questo stesso divertimento anche nella mia città? Per cui mi sono dedicato a cercare e a approfondire la storia di quelli dei siti che non erano conosciuti. Gli altri li conoscevo già, li conosciamo tutti quanti. Questi invece sono un po' di nicchia. Marco, voglio tirare fuori subito qualche curiosità dal libro, qualcosa che ci è piaciuto e ci ha Tiriamola toccato. fuori. Schiattamurto. Schiattamurto. Che so e da dove deriva questo termine? Schiattamurto è un termine arcaico, praticamente, c'era un'usanza molto particolare a Napoli di inumazione dei corpi, anche macabra, che era riservata sostanzialmente ai sacerdoti, agli alti prelati o ai nobili che se lo potevano permettere. Quasi tutte le chiese, anzi molte chiese antiche di Napoli, hanno sotto una cripta. Nel libro ne racconto di una cripta che ho esplorato personalmente e che tuttora è chiusa al pubblico. Queste cripte venivano sepolti i preti quando erano morti, venivano messi in delle nicchie e si aspettava che si gonfiassero per i fluidi corporei. Dopodiché c'era un cosiddetto schiattamorto, che a volte in alcuni casi era anche un condannato, insomma non era proprio salubre come lavoro, insomma immaginare questo, che li bucava per far uscire questi fluidi corporei. Perciò schiattamorto, cioè schiattava i morti per permettere poi che questi fluidi fluissero attraverso un buco che era sotto questa nicchia, e poi quindi si mummificavano Sono stamane sostanzialmente. da questo termine schiattamorto, che significa che bucava i morti Stanotte non dormirò, lo schiattamurto. È una domanda un po' più delicata, per piacere, grazie. Tra le tante curiosità che ho visto, c'era un'altra che pure mi è saltata all'occhio, quella di Nisida, Sì, Nisida. che potrebbe essere la famosa isola di Polifemo, l'uomo dall'occhio solo come te. Perché c'ha due occhioni, cioè forse la stazza, insomma, ricorda Polifemo. Insomma, per chi non lo vede seduto non se ne rende conto, ma Vediamo a fine trasmissione l'occhio nero, diciamo.
Ecco, Polifemo. Polifemo. Allora, Nisida, probabilmente si vuole che la grotta l'antro di Polifemo sia quello che attualmente è la galleria di Seiano, che è stata scavata in questo antico, in questa grotta, in questo alveo naturale, e quindi ora attualmente collega questo spettacoloso questo tunnel di epoca romana che collega i due lati della collina. Sì, era probabilmente a Nisida che sono approdati Ulisse e i suoi compagni. Un'isola ricca di storia, perché nasce nella leggenda come appunto l'isola di Polifemo, ma dopo in realtà sicuramente c'è stata la villa di Bruto, probabilmente il figliastro di Cesare. Probabilmente a Nisida sono state ordite gran parte della congiura delle Idi di Marzo. Quindi, e io ho cercato anche di sviluppare con la fantasia questo tema, ho immaginato Bruto che pagasse per le sale di questa sicuramente magnifica villa di cui non resta quasi più niente, penso più niente, ma fra l'altro visitare Nisida è quasi impossibile. E così con la fantasia ho cercato di creare questa atmosfera. Poi c'è tutto un percorso che si snoda su quest'isolotto, che però insomma lo lasciamo al lettore il gusto di scoprirlo. No, perché la cosa interessante, perché ha letto il libro, Massimiliano non l'ha letto ovviamente, quindi parlo anche a nome suo, è questo fatto che si muove la fantasia. Cioè tu non hai scritto l'ennesima guida rompipalle, diciamo, dove i giovani se ne guardano bene da approfondire e da leggere. Hai scritto un libro che stimola la fantasia, e invitiamo quindi i giovani a leggere, oltre agli ignoranti come noi, soprattutto come Massimiliano, che non solo non ha letto ma non conosce nulla di ciò che tu stai dicendo, e quindi facciamo finta che lui capisca quello. Poi dopo faremo, tu hai fatto anche molti disegni, ho visto, illustrato, quindi per chi come Massimiliano insomma potrà anche rendersi conto dalle immagini che tu giustamente in maniera appropriata hai messo vicino al testo. La cosa che ti voglio chiedere, questo libro accende un po' i riflettori sull'ignoranza collettiva, dovrebbe stimolare più, diciamo, gli indigeni, più i napoletani, più persone che comunque vivono tutti i giorni questa realtà, ma in realtà camminano su un terreno che non conoscono, quando invece io mi sono trovato in difficoltà con ospiti stranieri nella mia terra che sapevano più di me. Questa è una cosa imbarazzantissima. E io l'ho visto sulla mia pelle, quindi serve un attimino a farci rendere conto di cosa abbiamo e di cosa non ci rendiamo conto di avere. Sì, non solo è uno stimolo, ma è anche uno stimolo a conoscere, ma è anche uno stimolo a valorizzare. Cioè, viaggiando, l'ho detto, a me piace viaggiare, io ho visto allora, negli Stati Uniti, nello Yosemite Park, c'era un bellissimo parco naturale, c'era una radura fra gli alberi con due pietre a terra dove stava tutto illuminato, dice, antico accampamento indiano. Probabilmente io abito in un palazzo nel 1700, è il più antico il palazzo dove abito, che il accampamento indiano che magari sarà del 1800, insomma. Ma erano due pietre, noi abbiamo di tutto qua in Italia, ma anche a Napoli. Napoli è una città antichissima, insomma, ci sono, forse proprio perché c'è questa abbondanza che ci sono, addirittura ci prendiamo il lusso di non valorizzare certi invece dei siti che hanno fatto la storia. È una città che ha una vocazione turistica come Napoli. Io dico che i quartieri spagnoli che si stanno sviluppando ora, sotto il profilo turistico, potrebbero diventare la futura Trastevere napoletana, partenopea, e dovrebbe invece valorizzare tutto quello che può valorizzare per creare circuiti alternativi e comunque anche proprio per noi stessi, perché noi dobbiamo sapere quello che è un mio pensiero, ma io credo che se non abbiamo cognizione della nostra storia, dei nostri retaggi, probabilmente c'è una parte di noi che ignoriamo, insomma. Marco, tu hai fatto un giro, tra l'altro hai visitato diversi posti della città, diversi quartieri della città, che tra l'altro è possibile poi vederli prendendo il QR code dal libro. Questi sono tutti i luoghi che tu hai, diciamo, visitato. Ma veramente lo sai usare? Ah, sì. ho imparato da poco. Allora dopo mi fai vedere come si non credo fosse un fatto scenografico. Io non ho ancora capito. La
il percorso, l'emozione che tu hai provato ovviamente nel percorrere questa estate, che cosa ti è rimasto, che cosa ti ha colpito di più? Senti, di quello che hai raccontato, ma anche di quello che poi non hai scritto nel libro. Sì, guarda, ci sono tantissimi luoghi, che tutti quelli che ho citato, è una scelta, insomma. Il mio proponimento era proprio quello lì, innanzitutto, di non tediare, cioè di non annoiare, quindi è stato scritto volutamente in modo spero e ci sei riuscito, grazie, è in modo fluido. Questo è un complimento di cui ti sono grato, perché era veramente quello che mi proponevo di fare. Io fra l'altro mi diletto anche a scrivere di narrativa, già, ho già pubblicato in passato una raccolta di novelle, quindi qualche piccolo premio letterario di racconti brevi, quindi il mio target è quello. Diciamo che sostanzialmente questo libro, e poi dopo mi ripeti la domanda al volo e ti rientriamo, sto divagando un attimino, è impostato come una guida turistica, perché ti conduco proprio per mano lungo un percorso, quindi teoricamente lo potresti fare veramente. È scritto come con la fantasia, cerco di far sviluppare la fantasia, siccome sono luoghi, abbiamo detto, dimenticati o più che altro spesso addirittura distrutti o sono rimasti pochi ruderi, quindi cerco con i disegni, con le descrizioni, di farti vivere com'era questo luogo, quindi proprio di farti vivere, non so, i muraglioni del castello citato, se non del forte, ecco, se non della villa di Bruto. E quindi è scritto con la fluidità, almeno spero, il mio intendimento, ribadisco, è quello di un racconto, però in realtà è un saggio storico, quindi, che però del saggio storico c'ha tutto, tranne quella, come posso dirmi, permettetemi il termine, pesantezza che ho riscontrato. A me piace anche molto leggere, ovviamente, se no la storia non si inventa, la storia ti devi documentare, te la devi andare a leggere. Quasi vuol dire pure rottura di coglione. Bravo, esattamente. Bravo. Allora, siccome in alcuni casi, alcuni mi sono piaciuti, ma mi hanno approvato, però altri mi hanno magari appesantito, ma insomma, ho faticato un po' a leggere, il mio obiettivo era proprio quello lì, di non fare questo tipo di volutamente di rottura di coglione. Va bene, senti meglio. Posso ripetere? Sì, rottura di coglione. Volutamente hai trascurato la parte poi dei campi freghi, fai solamente un breve accenno. Sì, in realtà ho fatto una selezione, non potevo, e poi come ripeto, era una selezione che poi i campi flegrei comunque sono già abbastanza documentati. Scegli bene le tue prossime parole. Lui dei campi soli. Assolutamente. Dicevo all'opposto, sono già ben anche documentati. Anche se sei campione di arti marziali. Assolutamente. Le prossime parole. Sono Budiolano, madre. No. No, per carità, li ho semplicemente non perché ho dovuto, e perché poi e Napoli, sono tutti di Napoli, se ci fai caso, tutti i siti raccontati sono tutti, sono calata così sì, diplomaticamente sono tutti siti del comune di Napoli. Ti mi viene una domanda un po' fuori dal contesto del libro. Parli della prima stazione ferroviaria, sì, tra l'altro resta un rudere che tu poi ci racconterai. È possibile che, come dire, la prima ferrovia italiana non c'è traccia, non è rimasta, cioè questa città in realtà poi ha distrutto molto del suo patrimonio culturale, artistico, e quel poco che resta non lo riusciamo poi nemmeno a valorizzare bene. Ma guarda, io più di una volta ho sentito, non però per sentito dire, per voci riportatemi, che ci sono dei progetti per riprendermi, sono rimasti, però restano sempre progetti raccontati e non si vede nulla di concreto. Sicuramente è un vanto per Napoli, è stata la prima ferrovia d'Italia, è sotto gli occhi di tutti e nessuno lo sa, o sono pochi quelli che lo sanno, anche perché sono rimasti rimasto un muro di tufo sbrecciato con dietro di quattro mura più alte invase dalla vegetazione, non sanno che da là è partiva la stazione, la prima tratta ferroviaria d'Italia, la Napoli Portici, la stazione Baiard, non sanno che probabilmente che là, quando Garibaldi è arrivato a Napoli, è arrivato con quel treno, è sbarcato là, è uscito da là, non è arrivato alla testa delle sue truppe a cavallo, perché non voleva fare il conquistatore. Non lo sapevo, e quasi glielo scommettere il libro. Bellissimo. E addirittura ti dirò di più, poi dopo mi fermo perché sennò vado, sì, a spoilerare, senza spoilerare il libro, perché lo dovete comprare. Lui l'ha avuto regalato. Addirittura ci fu un ufficiale che lo
Filo Garibaldino che lo intercettò per, nella tratta e lo cercò di fermarlo perché nel vicino Castello del Carmine, che è sempre citato, c'erano i cannoni che potevano tranquillamente bombardarlo, e Garibaldi invece disse no, io vado avanti perché vabbè, nel frattempo già si stava radunando la folla, già c'era il nobile che... Vabbè, queste cose per le leggete. Queste cose si leggono nel libro. Io volevo fare un'altra domanda, ma quanto secondo te è importante la cultura per il turismo della nostra città e quante responsabilità ci hanno le istituzioni, la politica? Io partirei dalle famiglie, dalla scuola, alla politica che ci governa. Ma io penso che... La nostra ignoranza, cioè quanta colpa hanno rispetto alla nostra ignoranza, sì. E soprattutto quanta colpa hanno rispetto a non far funzionare questo. Tu dicevi bene, io sono stato anche io negli Stati Uniti, faccio questa breve parentesi, là attorno ad un sasso ci costruiscono un impero, insomma noi che di sassi veramente non li consideriamo neanche, abbiamo l'impero, non siamo capaci di costruirci nulla. Ma guarda, non c'è, forse magari possiamo fare anche un altro esempio, perché gli Stati Uniti nell'immaginario collettivo si immagina la grande potenza, cioè Repubblica Ceca per dire, nella capitale ci stanno quelle magnifiche porte di accesso alla città, di cui sono state abbattute le mura, sono illuminate, valorizzate. Cioè noi teniamo Porta Nolana, che è sommersa più volte durante i giorni della settimana, se non addirittura il fine settimana, da una marea di tende di un mercatino rionale. Cioè stiamo parlando di una delle porte di accesso. Perché abbiamo troppo, perché non l'abbiamo capito? Secondo me tutte e due le cose. Secondo me abbiamo tantissimo, troppo non è mai, secondo me, e un po' non abbiamo capito e non apprezziamo. Ma vedi, stamattina io ho due cagnolini, ero a passeggio sul lungomare e mi ha colpito per l'ennesima volta, purtroppo, ribadisco purtroppo, una scena vicino, allora sul lungomare, vicino sul muretto, vicino al contenitore di rifiuti, ma stiamo parlando qua il contenitore di rifiuti, qua c'era una bottiglia a bandi plastica abbandonata sul muretto che il primo colpo di vento l'avrebbe buttata a mare. Ora, cavolo, cioè, probabilmente, soprattutto poi è un luogo di frequentazione di ragazzi, perché insomma non, io poi la vedo in bicchieri di plastica con residui di spritz, insomma non mi ci vedo il vecchietto che si mette a sbevazzare sul muretto davanti al mare lo spritz. Tu sbevazzi sul muretto? Non ancora. Mi stai dando il vecchietto e non vorrei dire. Ho detto non ancora, più avanti, tra qualche anno. Sbevazzatura io la sto dando. Allora dice, qui è il contenitore dei rifiuti, quella bottiglia buttalo, no? Non la lasciare qua, cioè, l'ho presa io, cioè, l'ho messo nella bustina dei cani e l'ho buttata perché mi fa male al cuore vedere una cosa del genere. Cavolo, cioè, non è possibile che un ragazzo che segue internet, che penso sicuramente è molto più documentato di noi, della nostra generazione, che non avevamo tutti questi mezzi, non abbia mai visto un documentario sulle isole di plastica nel mare. Cioè, un minimo di sensibilità, di educazione. Cioè, sempre con i cani sono costretto, siccome sono due cagnolini piccoli, rasoterra, sono costretto, imparato a dover guardare a terra, perché sennò possono mangiare qualcosa che non dovrebbero. Cioè, ci sta di tutto a terra. Cioè, questo è un fatto di educazione, di civiltà, e noi non vogliamo... È dovuto che non c'è stato, probabilmente non c'è stato poi trasmesso, non c'è stata trasmessa la conoscenza della nostra città. Tu mi hai fatto riferimento a Porta Nolana, Porta Capuana, le diverse porte di Napoli. Cioè, molta della nostra storia, quello che poi noi vediamo tutti i giorni passeggiando da Via Foria, Cesare Rossarol, Via Duomo, quello che poi tu in parte c'è, esatto, si trova una parte della nostra storia. Pozzuoli è piena di storia, cioè Lucrino, lui dopo ci dirà perché si chiama Lucrino, insomma, c'è tutta una storia, però a scuola non si studia. Non ci viene proprio trasmesso neanche l'amore per quello che noi abbiamo, diciamo. Noi parliamo di romani, quando poi le ville romane ce le abbiamo, cioè le possiamo vedere, cioè abbiamo, sì, Pompei, però, abbiamo Pozzuoli. Però poi c'è un'altra storia, scusami, che parallelamente, tipo la storia del gioco del calcio, influisce molto di più sul turismo, sì, rispetto a tutti i monumenti e tutto ciò che hai scritto nel tuo libro. Oggi ho letto che siamo aumentati il 15% solo perché siamo dove si tocca il ferro, non si può dire. No, infatti, si può dire ancora, però siamo quasi, si dire, ormai, si siamo quasi per vincere lo scudetto. Si può dire, si può dire da napoletano, si può dire, siamo per vincere lo scudetto. Cioè c'è talmente
un incoming pazzesco. Guardiamo il colore della cover. Pazzesco. Cioè, gente da tutto il mondo, argentini in primis, gente da tutto il mondo viene per vedere diciamo, lo spazio dedicato a Diego nei quartieri spagnoli. Quello è diventato, cioè, più quello che la Cappella di San Severo. Sto dicendo un'eresia, ma paradosso, vediamo i numeri. Cioè, noi stiamo, perché c'è una deriva socioculturale, o anche quello è il turismo, e anche quello fa bene alla città, e anche quello deve, è giusto che sia lì dove sta. Ma io credo che ci debba essere, l'importante è che ci sia, cioè noi, ripeto, la vocazione turistica della città è quella che deve attrarre. Fino a qualche anno fa noi addirittura le navi da crociera sappiamo benissimo che ci bypassavano perché c'era la microcriminalità diffusissima. Già il fatto, non so quanto c'è stata prevenzione, me lo auguro, per la riduzione della microcriminalità, o semplicemente che l'indotto del turismo abbia queste persone che prima facevano gli scippi, ora ma probabilmente si sono aperti la tavola calda, se non il B&B, quindi hanno altri mezzi di sussistenza e non hanno stesso loro interesse quindi a far succedere gli eventi che poi invece tristemente conosciamo. Quindi secondo me qualunque cosa possa attrarre turismo in questa città, un turismo sano e non il turismo degli hooligan e di quello che abbiamo visto recentemente, ma qualunque turismo va bene, però ci devono essere delle offerte tali. Vuoi venire a vedere il volto di Maradona, il murales di Maradona? Io anche sono andato a vederlo e a rendere omaggio, sì. quindi diciamolo, chi l'ha visto allo stadio a suo tempo non può esimersi comunque. Però ci sta anche tantissimo altro turismo, perché abitando al centro io scendo quotidianamente e vedo che Napoli è piena sempre di turisti, cioè si sente più parlare a Via Chiaia con accento non napoletano, se non addirittura un lingua straniera, che napoletano. Marco, per chiudere, un aneddoto che hai raccontato nel libro, che ci vuoi raccontare qua? Un qualsiasi aneddoto a tua scelta. Ma posso citare... Una cosa simpatica che... Ma posso citare quello lì del Forte di Villena, che sarebbe, io quando l'ho definito l'Alamo napoletano, Forte Alamo napoletano. Innanzitutto, cosa era Forte Alamo? Il fortino dove si asserragliarono David Crockett e altri patrioti americani, statunitensi, che combatterono e morirono contro ingenti forze messicane. Il Forte di Villena, che è un... era l'avamposto della linea difensiva napoletana, che si chiama forte ma in realtà è un castelletto con delle peculiari caratteristiche, proprio era costruito in un certo modo proprio per volontà specifica per sopperire a eventuali attacchi. È completamente un altro luogo, descritto, un intero capitolo gli è dedicato, è completamente abbandonato, lo ripulirono 20-30 anni fa, ora se andate a vedere è completamente sommerso dai rifiuti, con una rete devastata, addirittura io vidi che stava il palco con l'insegna troncato a terra, abbattuto, Forte di Villena, insomma dovevi camminarci sopra per leggerlo perché era a terra, quindi. E là ci sta un episodio di eroismo grandissimo, insomma, di persone che hanno difeso, erano dei volontari della Repubblica Partenope Napoletana che si scontrarono con le forze sanfediste capeggiate dal cardinale Ruffo di Calabria, restauratrici dei Borboni, e quindi 150 di loro, anche sotto il fuoco delle artiglierie russe che spalleggiavano i sanfedisti, si sono trovati, e là ci sono, ve lo leggerete sempre, è un episodio di eroismo che completamente dimenticato, cioè non so quante persone ricordino questo episodio, quante persone sappiano che ci sono i resti di questo forte e dove si trovano. Esattamente, questo qua. E questo qua. E ricorda. Guarda, non capisci niente. Mi fa che capo, la luce, guarda. Questi sono i tempi morti della diretta. Quando è tanto l'avete preso. Se ti è una cazzata, la devi far vedere.
Bello, bello, bello. Ringrazio Marco, sei stato gentilissimo. Grazie per tutte queste chicche su Napoli. Vi consiglio di comprare il libro Napoli in tour di Marco Longo per visitare a Cattataville, per visitare tutti quei posti che in realtà non esistono più. Un saluto da tutti noi. Che vorrei, non so se ci siamo, ma vieni, incredibile. Questa è una delle, vieni, vieni, Marco, più vicino, eccomi qua. Grazie, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.